Buongiorno a tutti, qui siamo a Ponzano al Tagliamento. Io sono all'inseguimento, o meglio dire alla ricerca, di alcune postazioni della Guerra Fredda. Ce ne sono due su questa montagna. Ce ne sono due. Una mi viene indicata come quella dove siamo adesso. Anche se non mi sembrano reperti della Guerra Fredda questi, mi sembrano più Prima Guerra Mondiale, però magari mi posso sbagliare. E c'è anche questa. Qui sotto dovrebbe esserci un bunker, però non si capisce bene. Vediamo questa struttura qui, rotonda, che poteva essere utilizzata sia per controllare la vallata, ma anche per sparare eventualmente. E qui c'è questo tombino che è stato interrato. Io non so esattamente cosa ci sia in zona perché sono arrivato qui e ci sono indicazioni per altri luoghi. Ci sono indicazioni per altri luoghi anche su questi cartelli. L'ossario germanico lo abbiamo fatto pochi minuti fa, che è quello. E noi adesso proviamo ad andare giù per questa discesa perché mi hanno detto che scendendo per la discesa panoramica c'è un bunker qui sotto. Quindi eventualmente vediamo cosa troviamo. Prima di chiudere il collegamento vi invito, come faccio sempre, a mettere mi piace al video e diventare follower del mio canale. Una volta scesi dalla postazione che abbiamo appena visto, lì sopra la montagna, possiamo vedere qui giù un'altra postazione simile. Ed effettivamente sì, è della Guerra Fredda, come è indicato qui su questo cartello. Perché onestamente non avevo mai visto dei sistemi così vecchi riferiti alla Guerra Fredda. Invece no. Qui possiamo vedere una documentazione su quello che abbiamo trovato qui. Ecco qui. Qui potete vedere la meravigliosa vista che c'è e potete vedere anche quell'ingresso sotterraneo lì in fondo. Mi hanno detto che ce n'è anche uno sotto i miei piedi, dove si può entrare. Quindi vedremo se riusciremo ad entrarvi. Intanto completiamo la visita alle fortificazioni qui della Guerra Fredda, perché dopo queste fortificazioni, sopra il fiume Tagliamento, sono a conoscenza di una casermetta che c'è qui giù. L'ho vista salendo. Adesso andremo giù e proveremo a entrare in questa casermetta a vedere cosa c'è, cosa ci riserva. Ci vediamo tra poco. Eccoci, siamo arrivati alla galleria. Purtroppo non si entra, è chiusa. Comunque noi siamo arrivati fino a qui, abbiamo fatto questa bella camminata. E adesso torniamo indietro. Ci dirigiamo nuovamente verso le fortificazioni della Guerra Fredda. Le potete vedere lì in alto, eccole lì dove eravamo prima. Prima eravamo lì sopra, eccole qui. E prima di salutarvi, sperando che vi sia piaciuto questo video, vi faccio vedere questo meraviglioso panorama. Questo meraviglioso panorama, signori, merita. Solo questo panorama merita la camminata che ho fatto. Guardate che spettacolo. Guardate che spettacolo. Veramente pazzesco. Io vi saluto.
spero che vi sia piaciuto il video e ci vediamo alla prossima escursione.